Sicuramente è una delega molto importante, visto il territorio montano, è un territorio importante per la provincia di Cuneo. Ci metteremo subito al lavoro perché le questioni sul tavolo sono tante e ritengo che la questione montana, ma non solo, tutte le aree protette, i parchi, la biodiversità richiedano un impegno che metteremo in campo e cercheremo di essere utili per la nostra provincia di Cuneo e per tutta la regione. Nell'ultima elezione è stato Mister Preferenze quello che ha preso più preferenze in assoluto nella provincia di Cuneo. La soddisfa questo risultato? Grazie. Beh, sicuramente è stato un risultato che onestamente è andato oltre le aspettative. Speravo di fare bene, però le oltre 8.000 preferenze credo che siano il riconoscimento di un impegno di 20 anni di amministrazione a Busca e negli enti in cui ho comunque lavorato, il Bimvaraita e la conferenza dei sindaci della SL Cuneo 1. Quindi è un risultato importante che naturalmente mi gratifica, però mi riempie anche di responsabilità, perché quello che ho detto in campagna elettorale, in tutti gli incontri con tanti elettori, tanti amministratori che abbiamo appunto incontrato in tutta la provincia di Cuneo, è che la nostra vuole essere un impegno di concretezza e di risultati, quindi una responsabilità grande che cercheremo di onorare, cercheremo di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze di un territorio che sicuramente ha bisogno di lavoro, ma è un territorio molto ricco come quello della provincia di Cuneo che merita attenzione e impegno. Le problematiche della montagna sono molte, come si può lavorare nei prossimi 5 anni? Sì, io credo che la montagna abbia molte problematiche, si sia lavorato comunque in questi 5 anni molto bene, è stato fatto molto e si deve continuare su questo solco per valorizzare, come dicevo, una parte importante della nostra regione, perché l'arco alpino occupa praticamente una grandissima parte della nostra regione. E adesso conosceremo la struttura, conosceremo il direttore, i responsabili e andremo sicuramente piano piano ad affrontare questi temi, cercando, come dicevo, di essere concreti, di portare dei risultati sul territorio. Questo è un po' il modo di lavorare dei sindaci, io lo voglio portare nel mio ruolo di assessore e spero con la collaborazione di tutti gli enti che per la montagna lavorano di essere utile e veramente di poter in questi 5 anni incidere e dare questi risultati che tutti si aspettano.